quella stanza è... privata. Quando Martin lo ha costruito, era buono. Lo terrà qui, così che non faccia del male a nessun altro. Forse col tempo potrò ripararlo. Potrà tenermi compagnia. Grazie per avermi salvata. Non sarei mai riuscita a fermarlo da sola. Mi fido di te. Puoi salire o scendere. Forse la cupola contiene alcune risposte alle tue domande. Aspetta, devi sapere altre cose. I sacerdoti pensavano che provenisse dal nostro passato oppure da un altro mondo. Vive in un antico vulcano. Non molto tempo fa i sacerdoti hanno avvistato in cielo una fumata nera. Pensavano che fosse un'eruzione, ma quando andarono a guardare trovarono uno strano essere. Un diavolo tatuato che stava modificando il vulcano per qualche piano che aveva in mente. L'ha costruito una fabbrica in gallerie sotto la montagna. I santi... Aspetta! Devi sapere... Lo tennero sotto... stretta osservazione. Videro gli effetti del suo lavoro. Il fumo oscurava il cielo. I rifiuti chimici velenosi inquinavano il mare. L'essere oscuro, come venne chiamato, rivelò cos'è la sua natura malvagia. Ha conquistato la fortezza, ha scacciato... Aspetta, i sacerdoti dovevano fare qualcosa prima che l'essere oscuro avvelenasse la terra. Al sicuro dentro il suo rifugio, egli tramava. Scacciò la gente dalle loro case e pose dei mostri di guardia per impedire che tornassero. I sacerdoti scrutarono i testi antichi, portando alla luce i segreti a lungo sepolti della vecchia tecnologia. Guarda il cielo! Il vulcano sta bruciando! Chi è questa creatura che rimesta le acque? Perché è venuta rievocare la tecnologia del passato. Aspetta, grazie a tale conoscenza, crearono uno strumento in grado di intrappolarlo. Non appena fu pronto, lo nascosero lontano per tenerlo al sicuro. Quando completarono il sesto e ultimo pezzo, salparono con l'Ironclad per ricongiungerlo agli altri. E quella fu l'ultima volta che li vidi. I santi
scende alla stanza delle macchine antiche. Sale alla cupola. Thank you.
l'essere oscuro non viene fermato, ciò comporterà la fine della nostra terra. Di questo sono certa. E anche la tua terra può essere in pericolo. Devi fermarlo. Non c'è nessun altro che possa aiutarci. Addio.
Oh,